Ciao, siamo Rita e Bruno del Rifugio Berti. Ci troviamo a Comelico Superiore nel Vallon Popera a quasi 2000 metri. Noi siamo qui dal 1978 e per noi questa è la 34esima stagione. Il nostro rifugio è stato inaugurato nel 1962 ed è stato fondato e creato dal CAI di Padova. Prima di questo rifugio era attivo il rifugio Olivo Sala, che si trova qui a circa 20 minuti di distanza. È stato chiuso per motivi tecnici e logistici nell'anno 60. Ci troviamo in una zona dove è stata combattuta la Prima Guerra Mondiale e molti sono i resti che si possono ancora vedere adesso, partendo appunto dal rifugio Sala, che era l'ex comando durante la guerra, trincee, postazioni in cui si poteva vedere la Valpusteria, Sesto, per non parlare della Croda Rossa che dove veramente i nostri alpini hanno passato la loro vita per difendere un metro di terra. E mentre al passo della sentinella, ancora adesso quando ci si arriva, si sente proprio questa importanza storica di quanto hanno fatto per noi i nostri avi per poterci veramente dare una patria. Si possono visitare queste trincee del Cristian Popera. Qualcosa è stato recuperato, qualcosa è stato coperto dalle frane. Bisogna avere il colpo di fortuna di arrivare nel posto giusto, al momento giusto. Ah, beh, sì. E salta fuori due anni fa turista fortunatissimo, si è imbattuto sul ghiacciaio del Popera nei resti di un mulo. Ma non è stato trovato anche un alpino? Un alpino è stato trovato nel 1983, per essere passati nel momento giusto è stato trovato a un po' di centinaia di metri sotto il passo della sentinella. Sì, sì. Il nostro rifugio ha 48 posti letto, suddivisi in due camerate, una camerata da 14 e una camerata da 18, e quattro piccole stanzette da due posti e due stanze da quattro posti. Abbiamo avuto negli ultimi anni un po' di calo nei prenotamenti, perché notiamo un calo di escursionisti o di alpinisti che frequentano le ferrate di percorsi lunghi. Credo che le ferrate brevi da 3-4 ore ancora riescono ad avere la frequenza. Noi qui abbiamo percorsi che tipo la Roga e la Cina Gabriella per il rifugio Carducci da 7 ore e mezza a 8 ore hanno avuto un calo di frequenza. Si vede che c'è un aumento dei percorsi, un aumento di frequenza sui percorsi più brevi, percorsi da 3-4 ore, il rientro la sera verso la valle. Sono rimasti frequentati solo i percorsi attrezzati e gli alpinisti si sono concentrati nelle zone più conosciute, le Tre Cime, le Tofane. Sicuramente ci farebbe piacere avere sì, più sì. Frequentazione, questo è vero, e non che diventi caotico, nel senso che noi amiamo la vita di rifugio, per cui ci piace anche goderci le cose, vorremmo proprio trasmettere anche a chi viene il godere queste cose, per cui se uno vuole godere della montagna, vuole vedere
panorami, cose, il silenzio, stare ad ascoltare i ruscelli, stare ad ascoltare le voci che ci sono qui della natura, deve venire in un momento in cui non è molto frequentato, per cui la concentrazione di agosto, ok, va bene, perché effettivamente siamo una famiglia e dobbiamo comunque sopravvivere e vivere, però ci piacerebbe che la gente venisse più diluita o anche nei periodi e godesse proprio di questa pace, perché in fin dei conti abbiamo una vita molto caotica, per cui venire in montagna e godere della pace, di un silenzio, di un tramonto, è una cosa indescrivibile. Allora noi andiamo da una cucina che è abbastanza classica, perché abbiamo innanzitutto abbiamo due tipi di clientela, abbiamo una clientela italiana ma anche una clientela tedesca, per cui dobbiamo trovare un menù che possa aiutare, cioè possa essere scelto dall'uno e anche dall'altro. Per cui proponiamo sicuramente la pasta asciutta in tutte le sue versioni, soprattutto la boscaiola, che è una pasta asciutta con i funghi e la panna e il pomodoro. Poi abbiamo di tipico la minestra d'orzo, che si associano insieme agli spaghetti, che sono più ricercati dai tedeschi, e la minestra di verdura. Poi proponiamo, come tutti i rifugi, chiaramente la polenta, che è un piatto base a cui associamo il formaggio fuso, i funghi, il pastel, e a questo uniamo anche i würstel e anche le uova con lo speck e le patate. Abbiamo poi fatto una ricerca anche sui nostri piatti locali tipici e abbiamo proposto da un po' di anni un piatto tipico del Comelico, che è il mes, che è una polenta fatta con il latte, che viene servita con la ricotta affumicata e il burro fuso, o con la ricotta con l'erba cipollina. E oltre a questo abbiamo anche ricercato un dolce locale, che sono le frittli e le zoppi, che sono delle frittelle fatte con il pane e con le mele, che è proprio tipico della nostra zona, delle nostre nonne. Adesso andiamo di là in cucina e vi faccio vedere come si fanno le nostre famose frittli e zoppi. Eccoci qua che vi presento le nostre frittli e zoppi da una ricetta della nonna, così ogni volta che le faccio mi ricordo anche la nonna. Fatte semplicemente a base di uova, zucchero, farina e latte. Le frittle sono l'impasto con il pane, mentre le frittle sono l'impasto con le mele. Le zoppi sono l'impasto con il pane. Sbattuto tutto. L'olio chiaramente ben caldo. Quando sono cotte diventano rosse. E altra cosa che volevamo dire, praticamente noi oltre il rifugio può essere frequentato anche di sera, e noi facciamo delle cene dove chiaramente presentiamo anche questi piatti locali, e durante le quali c'è una presentazione proprio della storia della guerra del posto, della presa del passo della Sentinella. È molto bello, soprattutto nelle serate di luna piena, poi scendere magari con la torcia e poter osservare tutti i contorni delle montagne. È veramente spettacolare, perché le stelle al buio sono bellissime da vedere. Eccole qua, sono quasi pronte. Ecco qua, pronte. Allora, beh, discussioni ce ne sono tante. Una di quelle che possiamo consigliarvi è proprio l'Anello del Vallon Popera, che è un'escursione della durata di 3 ore e passa sia su percorsi di guerra, però è molto bello anche guardare la natura e guardare la fioritura che c'è soprattutto in questo periodo. La partenza è al rifugio Berti, si sale verso il rifugio Sala per risalire poi al Belvedere. Il Belvedere è una zona panoramica, da lì si può veramente vedere tutta la vallata e anche tutte le montagne che ci circondano. Da lì si passa a Croda Sora e Colesei, dove si possono trovare ancora dei resti delle caverne scavate della guerra, e subito dopo a Forcella Popera, dove anche qui troviamo moltissimi resti della guerra, delle fortificazioni, delle trincee. Altra cosa inconsueta da visitare nella zona sono le fortificazioni del Vallo Littorio. Praticamente è una fortificazione, uno scavo attraverso una montagna che parte da Collesei ed arriva fino sotto Forcella Popera.
è stato fatto da Mussolini, e se è la famosa linea non mi fido, con la quale doveva salvaguardare un'eventuale avanzata austriaca prima della Seconda Guerra Mondiale. All'interno ancora non si può visitare e speriamo che prima o poi qualcuno dell'amministrazione abbia voglia di rivisitare, rivedere questa cosa proprio per farla vedere alle persone. Ma io credo che la passione sia la cosa principale per far stare qualcuno qua su. Chiaramente le difficoltà sono tante e le soluzioni ci sarebbero anche per una sopravvivenza migliore. La burocrazia ci blocca tantissimo. Perché visto che il Vallo Popera offre tantissima acqua, certo. lo sfruttamento idrico sarebbe l'ideale. Fa paura affrontare l'iter burocratico. Penso che la realizzazione delle opere sia molto più veloce dell'iter burocratico. Io credo che, insomma, almeno fino adesso, il CAI di Padova si è molto dato da fare per rendere agevole la struttura e si dà ancora molto da fare, e dalla regione qualcosa è arrivato negli ultimi anni. Abbiamo avuto anche dei contributi buoni dalla Camera di Commercio. O abbiamo avuto l'anno scorso, il 17 agosto, abbiamo avuto una manifestazione di presentazione ufficiale del patrimonio UNESCO Dolomiti, con la presenza di personaggi grossi dell'alpinismo, e abbiamo avuto un piccolo concerto dei solisti veneti. Quest'anno come iniziativa l'11 settembre avremo un pellegrinaggio al Passo della Sentinella per ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia, ci sarà una messa e poi seguirà un concerto qui vicino al rifugio. È stato organizzato dal gruppo ANA di Comelico Superiore e dell'ANA Nazionale. Anche noi salutiamo tutti, vi aspettiamo, è davvero un posto meraviglioso, venite.